Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio innanzitutto il presidente del COA di Palermo, l'avvocato Giovanni Mordino, e il vicepresidente di Confindustria, di Confindustria Cisambiente, dottor Gregori Bongiorno, che a breve interverranno e ovviamente faranno i saluti istituzionali. E ringrazio altresì gli illustri relatori che nella giornata odierna si sono offerti di intervenire su argomenti di grandissimo interesse per le imprese. Parliamo del credito d'imposta per la ricerca, per i costi di ricerca e sviluppo, e parliamo della revisione dei prezzi in materia di appalti pubblici, in particolare di appalti pubblici di lavori. In realtà si tratta di due strumenti che sono, dicevo, strettamente connessi e che rappresentano una grande opportunità se sufficientemente considerati per le imprese. Con riferimento allo strumento della revisione dei prezzi negli appalti di servizi e in particolare di quelli ambientali, è stato sempre evidenziato, mi riferisco soprattutto alla giurisprudenza amministrativa e in particolare alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, quello che è l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e di servizi alle pubbliche amministrazioni, come dire, mantengano certi standard qualitativi, soprattutto, nel caso in cui le imprese, possano, diciamo, essere esposte a un rischio di eccessiva onerosità della prestazione, nel caso, ad esempio, di aumenti di contingente dei costi. Però accanto a questi aspetti di natura pubblicistica, quello che ci interessa evidenziare oggi è l'aspetto, possiamo dire, di natura privatistica, cioè quello che è relativo alle imprese. E quello che certamente interessa alle imprese non è altro che il tentativo, devo dire, io direi un obiettivo, di non alterare il sillallagma contrattuale e ridurre per quanto possibile, il rischio di uno squilibrio di questo sinallagma contrattuale durante l'arco del rapporto contrattuale, mantenendo sempre determinati standard qualitativi e cercando di ridurre, diciamo, non dico perdite, ma di non diciamo, ridurre eccessivamente il profitto. E ovviamente l'istituto trova una sua disciplina. Io questo ovviamente lo introduco, ma poi sarà l'avvocato Riccardo Rotigliano a parlare di questo argomento. E trova un istituto nella disciplina codicistica, in particolare nell'articolo 1664, che appunto prevede che se per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della manodopera, tali da determinare chiaramente o un aumento o una riduzione superiore al 10%, in questo caso le parti, quindi o la stazione appaltante o il committente, possono chiedere una revisione del prezzo che certamente potrà essere accordata soltanto per questa differenza del 10%. E la disciplina poi della revisione dei prezzi, come ho accennato prima, trova una sua, diciamo, compiuta trattazione nell'ambito degli appalti pubblici. Dobbiamo soltanto ricordare che in precedenza, quindi antecedentemente al nuovo codice degli appalti, secondo il decreto legislativo 136 del 2006, la clausola di revisione dei prezzi era sempre dovuta, e cioè la revisione dei prezzi era sempre dovuta anche, anche in assenza di clausole, diciamo, nella cosiddetta lex specialis di gara. Nei contratti di appalto di lavori invece c'era il cosiddetto prezzo chiuso, cioè che consisteva nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una certa percentuale che veniva poi periodicamente determinata. E il nuovo codice degli appalti invece prevede che la revisione dei prezzi non è più obbligatoria, ma è ancorata alla contrattazione.
E da lì si inseriscono tutta una serie di problematiche che riguardano, diciamo, la procedura e il rapporto tra le parti, per cui soltanto nel caso in cui siano nella documentazione di gara siano inserite delle clausole che siano inequivocabili, circostanziate, specifiche, che attengano alla revisione del prezzo, potrà procedersi appunto alla revisione dei prezzi. E in questo contesto poi si è, possiamo dire, si è sviluppata con, forse potremmo dire, ombre e luci, una querelle giurisprudenziale interessante in ordine alla giurisdizione. Mi permetto di ricordare che recentemente, già nel 2016, il Consiglio di Stato, con una sentenza, la 621 del 2016, aveva un po' chiarito quali fossero i limiti della giurisdizione amministrativa, e infatti aveva precisato che soltanto nel caso di meccanismi di adeguamento del canone d'appalto che avevano fondi di rango amministrativo, allora in quel caso sì che poteva rinvenirsi la giurisdizione amministrativa, mentre all'opposta conclusione, quindi per la cognizione del giudice ordinario, doveva pervenirsi laddove invece vi era ovviamente una clausola revisionale che era stata autonomamente diciamo pattuita ad hoc dalle parti. E recentemente poi ci sono stati degli arresti, il Consiglio di Stato del 2020, la numero 3874, e Cassazioni Sezioni Unite 12 ottobre 2020 numero 21990, che non hanno fatto altro che ribadire un po' questa, possiamo dire, questi confini di giurisdizione. E mi permetto di sottolineare che dal mio punto di vista forse non è, però su questo mi piacerebbe poi appena diciamo parlerà l'avvocato Rettigliano, conoscere il suo pensiero, forse non è proprio chiaro, cioè nel senso che la problematica mi sembra ancora di vivace discussione, laddove sia stata inserita una clausola specifica, poi bisognerà verificare qual è l'equilibrio, cioè se si voglia privilegiare un potere istruttorio, possiamo dire, della stazione appaltante, oppure per converso vi è un equilibrio e una prospettiva che riguardi più l'aspetto paritetico della contrattazione. Aspetto possiamo dire strettamente connesso comunque alle agevolazioni all'impresa, a misure di sostegno nei confronti dell'impresa, diciamo sono le misure che riguardano il cosiddetto credito d'imposta, di cui parlerà il dottore De Franchis. Il credito d'imposta era stato già disciplinato dalla legge 190 del 2014, poi successivamente dalla legge 232 del 2016, infine, da ultimo, come è noto a tutti, è dal decreto 77 del 2020, il decreto rilancio, che appunto prevede un credito d'imposta che arriva addirittura alla misura del 45% a seconda delle dimensioni delle imprese. E tra parentesi, in Sicilia mi sembra che vi sia una variazione in aumento di questa agevolazione per espressa previsione normativa, e nel caso di costi per ricerca, sviluppo, innovazione e design. Sono tutti con costi, possiamo dire, connessi a questi ambiti di ricerca e sviluppo, costi, ma questo diciamo ne parlerà il dottore De Franchis, costi in relazione al personale, contratti di lavoro dipendente, subordinato, indipendente, contratti veri e propri di ricerca, pensiamo ai contratti che le imprese possono stipulare con poli di eccellenza, come ad esempio il Politecnico di Milano, tanto per dire, le università che svolgono questo tipo di servizi specifici. Mi permetto diciamo di concludere dicendo che secondo me, come dire, sensibilizzare le imprese su questi argomenti
probabilmente significa aiutare le imprese ad accrescere il proprio know-how, cioè il modo di fare impresa. E sappiamo che proprio con l'avvento del codice delle imprese in crisi, che ha disciplinato, secondo me, non solo gli aspetti relativi, ahimè, al default delle imprese, ma gli aspetti organizzativi, e soltanto con un adeguato assetto organizzativo e soltanto con un'adeguata programmazione finanziaria, intendo il cosiddetto business plan, è che l'impresa può andare avanti, può essere competitiva e può sopravvivere nel mercato nazionale e poi, a seconda ovviamente delle dimensioni, anche nei mercati internazionali. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al presidente avvocato Giovanni Immordino. Grazie Ivana, grazie avvocato Mazzola. Io porto i saluti dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, che ho l'onore di rappresentare, e ringrazio intanto il collega amico Riccardo Rotigliano, che mi ha sottoposto all'Ordine degli Avvocati questa iniziativa. Ringrazio il dottore De Franks per la sua qualificata presenza, nonché il mio omologo, il dottore Buongiorno, in relazione al ruolo che svolge, perché credo che sia uno dei primi momenti nei quali l'Ordine degli Avvocati si incontra con organizzazioni imprenditoriali per fare qualcosa di concreto, per parlare, per dibattere di qualcosa che interessa a tutti. Io, in quanto rappresentante degli avvocati, dell'Ordine degli Avvocati, non posso non rilevare l'attenzione che l'Ordine reca in relazione a queste tematiche. Sapete, ne avete sentito, l'avete letto dai giornali, l'Ordine è particolarmente attento a queste problematiche, perché sapete che la legge professionale prevede la possibilità della specializzazione da parte dell'avvocato. L'articolo 9 della legge professionale 247 del 2012 espressamente lo consente, perché l'idea del legislatore, ma che è quella che la volontà dell'utente consumatore, è di avere comunque un avvocato competente, un avvocato preparato, non soltanto perché comunque ha studiato, ma perché abbia quella particolare specializzazione nell'ambito di determinate materie. Non a caso è stato recentemente adottato il decreto ministeriale 163 del 2020, in ottobre 2020, che sostanzialmente ha applicato la norma generale della quale ho parlato, articolo 9, 247 del 2012, nella misura in cui finalmente ha statuito, dopo un iter veramente lungo, particolarmente farraginoso, ci sono stati dei contenziosi in relazione al precedente decreto, la figura dell'avvocato specialista. Però nell'ambito di questo decreto sono sorte ulteriori criticità, perché quello che dovrebbe essere lo scopo, la volontà del legislatore, che poi è, ripeto, l'idea del cliente consumatore di avere un avvocato specialista, un avvocato capace di sapere gestire quella particolare fattispecie, quella particolare situazione, purtroppo, secondo il punto di vista dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, così come quello di Napoli e di Roma, non ha sortito, non è sufficientemente chiaro come dovrebbe essere. Sapete, e se non lo sapete lo comunico, abbiamo impugnato innanzi al giudice competente, che è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, il regolamento nella parte in cui riteniamo contenga delle criticità che non consentono la formazione dell'avvocato specialista. Che se ne possa dire quando parliamo di revisione prezzi in materia di servizi? Quando parliamo di credito d'imposta per la ricerca e sviluppo nell'ambito della legge di bilancio, se non c'è quella preparazione, quella conoscenza, ripeto, quella specializzazione, noi non riusciamo ad assolvere il nostro dovere. Noi, ai sensi dell'articolo 2 della legge professionale, siamo chiamati a tutelare, a garantire la effettività della tutela dei diritti. Ma per svolgere questo ruolo dobbiamo essere migliori, dobbiamo essere capaci, dobbiamo dare quelle garanzie che il cliente consumatore ci chiede. Quindi quando dico il benvenuto da parte dell'Ordine degli Avvocati
in ordine a questo tipo di proposta, a questo tipo di idea, siamo ben felici di portarla avanti, perché i clienti hanno bisogno di questa attenzione e dobbiamo contribuire perché l'avvocato sia in grado di tutelare al meglio le posizioni. Questo è il ruolo istituzionale che l'ordinamento ci impone, il ruolo pubblico dell'avvocatura, e queste iniziative servono proprio a consentire che questo ruolo si manifesti, si realizzi. Io con questo auspicio non voglio entrare nel merito degli argomenti che per certi aspetti a livello professionale conosco limitatamente al lato amministrativo, mi riferisco alla questione concernente la revisione dei prezzi, avuto riguardo all'applicabilità o meno del primo codice dei contratti, 163/2006, oggi questa norma non viene richiamata, la posizione prodromica bifasica in ordine alla revisione periodica e quindi l'attività di parte finalizzata a che comunque l'amministrazione si pronunci, la non automaticità di determinate statuizioni, così come l'utilità che la legge di bilancio prevede in favore delle imprese, se ben utilizzate, che soltanto un avvocato specialista può garantire, ritengo che questo sia il migliore auspicio per iniziare questo confronto. Un buon lavoro, una buona collaborazione, ma lo dico preventivamente e preliminarmente, questo non è l'inizio di un percorso una tantum, è l'inizio di un percorso di collaborazione, perché è importante che l'ordine collabori con altre istituzioni che rappresentano l'interesse della gente, perché comunque abbiamo tutti interesse ad andare avanti, a migliorare, a uscire da questa situazione drammatica nella quale ci siamo trovati, e questi eventi servono proprio a consentire di realizzare al meglio le aspettative di tutti. Ancora buon lavoro e in bocca al lupo a tutti, e grazie per l'attenzione. A te la parola. Grazie Presidente del tuo intervento, e non posso che, come dire, sposare in tutto quello che hai detto in riferimento alla formazione dell'avvocato, alla necessità della sua specializzazione e alla possibilità, le opportunità che ci vengono date anche attraverso, come dire, queste sinergie come quella di oggi, e in un momento particolare e drammatico che è quello che noi tutti conosciamo della pandemia, e con l'auspicio appunto che questo sia, come dici tu, il primo di nell'ambito di quella che è la commissione che ho l'onore di presiedere, la commissione del diritto dell'impresa, il primo, possiamo dire, di questi eventi. E ti ringrazio ancora, e a questo punto do la parola al dottor Gregory Bongiorno, vicepresidente di Confindustria Cisambiente, e che ringrazio e a cui appunto passo la parola per i saluti istituzionali. Sì, buonasera, mi sentite? Sì, sarò brevissimo. Io intanto sono felice di partecipare a questo pomeriggio formativo. Tra l'altro, Presidente Mordino, ne ho partecipato a tanti eventi come questo con diversi ordini, ingegneri, gli architetti, i geologi, i dottori commercialisti, mi mancavano gli avvocati, e quindi adesso sono ben felice, e comunque scherzi a parte, colgo il suo invito che accetto come, ovviamente come associazione, assolutamente disponibili a replicare magari su altri argomenti, sicuramente, ecco, e quindi creare questa fattiva collaborazione che serve. Oggi parleremo, intanto presento Cisambiente e l'associazione nazionale che dentro Confindustria rappresenta le aziende dei rifiuti, dall'igiene ambientale allo smaltimento, sono 600 aziende associate. E tra queste, oltre appunto ai rifiuti in senso stretto, ci sono anche le aziende che producono energia rinnovabile dai rifiuti. Le 600 aziende rappresentano in Italia oltre 20.000 addetti, è un settore, insomma, importante, che si occupa di lavoro, che si occupa di un servizio pubblico essenziale e che poi ha ricadute evidenti sui territori.
gli argomenti di oggi sono per noi molto, molto interessanti. Uno è la revisione prezzi, quello strumento che, come accennava l'avvocato Mazzola, in qualche modo riesce a mitigare l'aumento dei costi, o così dovrebbe essere, mitigare l'aumento dei costi del carburante, il costo del lavoro, soprattutto quando parliamo di contratti pluriennali. Purtroppo, come spesso accade, magari ce lo racconterà meglio l'avvocato Rudigliano, che saluto e che è soprattutto un amico oltre che un professionista, è uno strumento che a volte viene avversato dalla pubblica amministrazione, dai funzionari, i quali in qualche modo vuoi perché non conoscono la norma, vuoi per pavidità o spesso perché non hanno le dovute coperture finanziarie, non fanno altro che porre un diniego alla domanda di richiesta di revisione prezzi da parte delle aziende. E quindi a quel punto poi nasce il lavoro per gli avvocati in qualche modo, e quindi ricorsi ai TAR, tribunali, a volte sono problemi di competenze, in alcuni casi passano, l'ultima credo che tra l'altro ho curato, adesso non faccio pubblicità, ma l'avvocato Rodigliano per conto della mia azienda, credo che per avere forse molto probabilmente ottenuto un risultato concreto siano passati 18 anni dalla prima richiesta. Sono cose che accadono in Italia, e quindi probabilmente Presidente Morbino, oltre che coinvolgere le imprese e l'ordine degli avvocati, dovremmo iniziare a coinvolgere in questi momenti formativi la parte, la classe dirigente del nostro paese, quindi parlo di politici, enti locali, regioni e quant'altro, e probabilmente anche un pezzo della pubblica amministrazione fatta di funzionari e dirigenti che spesso mi piace pensare sconoscono alcune cose, quindi magari lo dovremmo raccontare e spiegare meglio. L'altro argomento altrettanto importante per il sistema delle imprese è il credito d'imposta ricerca sviluppo. La ricerca e lo sviluppo oggi sono due chiavi di volta fondamentali, unite fra di loro, in qualche modo complementari, che possono aiutare le aziende, soprattutto in questo periodo di crisi pandemica che si è trasformata in crisi economica, per in qualche modo ritornare sul giusto binario. La ricerca e lo sviluppo è quella che crea quel fattore critico di successo, che fa differenziare un'azienda vincente rispetto ad un'altra azienda che invece è magari ancorata a vecchi sistemi di produzione, a vecchi strumenti di progettazione e quant'altro. Quindi diventa, ecco, un aspetto fondamentale per poter sfondare sul mercato. Di questa opportunità ce ne parlerà il dottore De Franchis. Purtroppo ancora non è molto conosciuta, anche se è un importante diciamo, strumento per le aziende, e tra l'altro la cosa fondamentale è che in qualche modo deve essere anche ad oggi rappresenta un problema per le aziende, perché c'è sempre la preoccupazione quando parliamo di aspetti fiscali, quindi di credito d'imposta, anche lì agenzia delle entrate e i rischi che si corrono. A differenza dei crediti d'imposta sugli investimenti, che in qualche modo sono rodati anche dagli stessi funzionari dell'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, se già in qualche modo è poco conosciuto dalle aziende, che in qualche modo possono essere un po' più sensibili a certi temi e potrebbero utilizzarlo come un valido strumento, figuriamoci per il funzionario che in qualche modo deve conoscere bene la norma, interpretarla e capire il distinguo di quando un progetto è realmente serio, tendente alla formazione e alla ricerca, allo sviluppo quindi del personale, rispetto a quello fallocco. Quindi tutto questo diventa un'ulteriore, come dire, un'ulteriore complicazione, e che speriamo in tempi anche brevissimi, che sono opportunità per le aziende. Parliamo di crediti d'imposta importanti, ci sono le risorse, le giuste locazioni, anche il governo nazionale in più occasioni, anche con l'industria 4.0, ha dato la giusta enfasi su questo argomento, ci auguriamo che possa, ecco, crescere e svilupparsi sempre di più. Io adesso mi taccio, lascio la parola ai relatori, i quali ci spiegheranno bene come approcciarsi al problema della revisione prezzi e al credito d'imposta. Grazie, buon lavoro.
La ringrazio, dottor Buongiorno, la ringrazio anche perché diciamo, ha dato anche la possibilità magari a chi non è in stretto contatto con realtà di cui ovviamente che lei, diciamo, di cui lei è vicepresidente, di conoscere in particolare la realtà di Cisambiente e quindi anche di esprimere quello che è il punto di vista dell'impresa e come l'impresa vede anche diciamo, lo strumento di revisione prezzi e il credito d'imposta come possibili anche soluzioni di problematiche in corso d'opera, diciamo così. E la ringrazio ancora e adesso passo la parola all'avvocato Rotigliano. Mi permetto solo di anticipare che se diciamo per chi volesse alla fine degli interventi dell'avvocato Rotigliano e del dottore De Franchis, chi vuole può anche fare delle domande, insomma, o comunque anche sarebbe bello provocare la discussione per quanto il sistema webinar ci consente. C'è un'apposita chat in cui si può scrivere, quindi chi ha delle domande le può tranquillamente fare. E grazie, e la parola all'avvocato Riccardo Rotigliano, che appunto ci parlerà dell'istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici. Grazie. Grazie all'avvocato Mazzola, al presidente amico Giovanni Mordino e al dottore Buongiorno per l'introduzione. Devo dire che il presidente Mordino ha colto perfettamente lo spirito dell'iniziativa. Cioè, l'iniziativa perché nasce? Nasce da un'esigenza un po' condivisa, per un verso dal mondo delle professioni e per altro verso dal mondo dell'impresa, e cioè quella di discutere assieme, per metterli a punto nel migliore dei modi, gli strumenti a legislazione invariata che consentono, possono consentire in prospettiva di recuperare marginalità in appalti che tradizionalmente ne hanno già poche. Mi riferisco appunto in particolare agli appalti di servizi e agli appalti di servizi di igiene ambientale in particolare. Considerate che il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, perché questo è tipicamente il servizio di igiene ambientale di cui discuteremo oggi, è un appalto cosiddetto labor intensive, cioè il costo del lavoro incide per almeno il 50% dell'importo contrattuale, e anzi molto spesso tende a essere intorno al 70%, e questo rende la struttura dei costi molto rigida, perché evidentemente l'appaltatore, datore di lavoro, non può praticare trattamenti salariali inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. Tra l'altro questo costituisce un motivo di esclusione, e adesso col nuovo codice vi è anzi l'obbligo, prima di adottare il provvedimento di aggiudicazione, proprio di verificare questo, cioè di verificare che il costo della manodopera offerto in sede di gara sia sufficiente a remunerare il costo del lavoro determinato secondo le tabelle ministeriali. Dunque, non sono appalti sui quali si riesce in maniera puntiforme a realizzare una significativa marginalità. Spesso la si ottiene grazie a economie di scala, cioè grazie alle dimensioni dell'impresa. Non a caso negli ultimi 10 anni, direi soprattutto a partire dagli ultimi 10 anni, proprio questo settore ha assistito a numerosi processi di aggregazione da parte di piccole e medie imprese, proprio perché attraverso la centralizzazione della struttura dei costi, cioè la condivisione dei costi generali, si riusciva a recuperare quel margine che spesso non consente il singolo appalto. Tenete conto che la media dei ribassi percentuali che vengono offerti in gare per l'affidamento di appalti di questo tipo si gira intorno al 2-3%, proprio per quello che dicevamo poco fa, cioè perché la struttura dei costi è molto rigida. A partecipare alle gare sono sempre un numero ridotto di operatori economici, mai un numero superiore a 10, molto spesso nemmeno superiore a 5, ma questo non perché vi siano, come dire, diciamo, intese volte alla restrizione della concorrenza, ma proprio per la natura del mercato, che dal lato dell'offerta non ha un numero di player, un numero di concorrenti significativo, come ad esempio nell'appalto del lavoro. E quindi appunto da questa riflessione comune al mondo dell'avvocatura e al mondo delle imprese è sorta un po' l'esigenza di
provare a condividere in questo pomeriggio alcune considerazioni intorno a questo istituto della revisione prezzi negli appalti. E considerato appunto che l'uditorio sarà per una parte appunto di giuristi d'impresa oppure di liberi professionisti, e magari per altra parte potrà essere costituito invece da imprenditori. Quindi cercherò, nei limiti delle mie possibilità e delle mie capacità, di utilizzare un linguaggio che consenta di essere compreso da tutti, diciamo, e quindi affronterò sì temi giuridici, ma mi auguro in maniera che possa risultare di comprensione per tutti. E a questo punto io utilizzerei, condividendo lo schermo, la presentazione che ho immaginato per oggi. Ecco. Ecco, partirei a questo punto, partirei così, da una prima notazione di ordine generale che serve per giusta posizione, cioè per differenza, a esaminare poi invece la disciplina speciale degli appalti pubblici e in particolare degli appalti pubblici di servizi. Partirei cioè dall'articolo 1664 del Codice Civile, una norma che appunto per essere inserita già per una considerazione diciamo di carattere toponomastico riguarda appunto soltanto gli appalti privati e prevede la modifica del prezzo contrattuale soltanto, come sappiamo, nel caso in cui l'aumento o la diminuzione sia superiore al decimo del prezzo complessivo e soltanto per la differenza che supera appunto questo decimo. Quindi all'interno di questo range tanto il committente quanto l'appaltatore assumono su di sé l'area, il rischio legato all'eventuale fluttuazione del costo dei materiali o della manodopera. E soltanto superata quella soglia del decimo, e per la parte che la supera evidentemente, sarà invece possibile richiedere una revisione del prezzo. Negli appalti pubblici invece il meccanismo è ben diverso. Qui, per cercare di offrire anche dal punto di vista diacronico una ricostruzione del dato normativo, partirei innanzitutto dalla disciplina degli appalti pubblici di lavori, anche qui perché così poi si possa meglio apprezzare per differenza la disciplina degli appalti di servizi, e inizierei con la disciplina degli appalti pubblici di lavori nel vecchio codice dei contratti pubblici, cioè nel decreto legislativo 163 del 2006, col quale sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive appalti del 2004. Bene, nell'ambito dei lavori, è detto espressamente al comma 2 dell'articolo 133, non si può procedere alla revisione dei prezzi, secondo la norma dell'articolo 1664,1 del Codice Civile che ho poc'anzi richiamato. Si applica invece un altro istituto, o meglio, si applicherebbe un altro istituto, quello del prezzo chiuso, se non fosse invece che concretamente non si verifica la condizione alla quale l'ordinamento subordina l'applicazione di questo istituto. Perché in cosa consiste il prezzo chiuso? Consiste nel fatto che se il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato hanno una differenza superiore al 2%, ebbene allora nei limiti di questa differenza è prevista la possibilità di modificare il prezzo. Prezzo che in mancanza di questa differenza è appunto chiuso, cioè dire non può essere soggetto a modifica contrattuale, a revisione. Ora considerate che questo comma 3 di fatto non ha mai trovato applicazione, perché ho qui dei dati ufficiali dell'Istat. Dal 93 a oggi lo scostamento è sempre stato contenuto tra un meno 0,8% nel 97 e un più 1,5% nel 2008-2012. E addirittura dal 2015 a oggi lo scostamento tra tasso di inflazione programmato e tasso di inflazione reale è stato nullo. Quindi, come dire, questo comma 3 ha un ambito oggettivo di applicazione in concreto, pressoché, anzi senza pressoché, inesistente. Invece,
un istituto che ha trovato più spesso nel passato, che non ora, applicazione è il caro ferro, sempre nell'ambito dei lavori. Il caro ferro disciplinato dal comma 4, era disciplinato dal comma 4 dell'articolo 133 del vecchio codice, e appunto prevedeva che nel caso in cui il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisce una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10%, ebbene, per la parte eccedente questo 10%, ma conteggiata solo nella misura pari alla metà, e si procede a un aggiornamento, diciamo così, del prezzo contrattuale per la parte che incide su quella, su quel materiale di costruzione che ha subito un incremento. Facciamo dunque un esempio: se una determinata materia prima ha subito un aumento del 20%, in realtà l'incremento per quella voce di prezzo dedotta nel contratto sarà pari solo al 5%, perché si terrà conto solo della maggiorazione superiore al 10%, ma si calcolerà solo in ragione di metà. Anche il nuovo codice, all'articolo 106,1 lettera A, prevede con una proposizione, con proposizioni linguistiche pressoché sovrapponibili a quelle dell'articolo 133 del vecchio, prevede, dicevo, l'istituto del caro ferro. Anche qui può essere utile un dato statistico, diciamo, che consente di pesare, diciamo, il rilievo della previsione normativa. Ebbene, nel 2018, sto qua vedendo i decreti ministeriali con i quali annualmente viene indicato quale materia prima ha subito una variazione superiore al 10%, nel 2018 le materie prime che avevano subito un aumento erano soltanto 4, il ferro, acciaio tondo, la rete elettrosaldata e altre due piccole materie prime, e addirittura nel 2019 non c'è stato l'incremento di nessuna materia prima in misura superiore al 10%. Quindi negli appalti di lavori, già a partire dal vecchio codice, possiamo dire che la revisione del prezzo era in linea di principio esclusa, salvo casi eccezionali, cioè quei casi che vengono riassunti con l'espressione sintetica caro ferro. Casi peraltro sempre più sporadici nel tempo, perché la fluttuazione delle materie prime a partire dalla fine degli anni 2000 si è fatta sempre più rara. Ecco, veniamo adesso alla materia, diciamo, che riguarda l'incontro di oggi pomeriggio, cioè gli appalti pubblici di servizi. Per quanto sembri scontato, è evidente che gli appalti pubblici di servizi si differiscono dagli appalti pubblici di lavori, dagli appalti pubblici di forniture, è proprio per l'oggetto, evidentemente. L'oggetto non sarà, come nei lavori, la esecuzione di un'opera pubblica, ma appunto lo svolgimento di un servizio. Nel nostro caso, in particolare, dicevo, lo svolgimento di un servizio di tipo ambientale, di raccolta e trasporto rifiuti, ovvero servizio integrato dei rifiuti, come si dice con altra espressione nella disciplina specialistica. Bene, cosa prevedeva il vecchio codice? Cosa prevedeva il vecchio codice per la revisione prezzi? L'articolo 115, rubricato adeguamenti dei prezzi, con una norma imperativa, che fosse tale, lo si evince già proprio dall'incipit e dall'utilizzo del verbo dovere, prevedeva che tutti i contratti di esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi e sulla base dei dati di cui all'articolo 7,4 lettera C. Intanto una precisazione: la norma riproduce quasi alla lettera una norma contenuta in una precedente legge, nell'articolo 6,6 della legge 537 del 1993. Cioè è a partire dal 93 che il legislatore statale previde questo diritto incondizionato dell'appaltatore ad avere riconosciuta la revisione dei prezzi nel caso di contratti esecuzione periodica o continuativa, aventi oggetto evidentemente servizi o forniture. Ma come abbiamo potuto vedere, l'articolo 115 rinvia
a un'altra norma, all'articolo 7,4 lettera C, norma, lo anticipo subito, che è rimasta sulla carta, cioè che non ha mai trovato concreta applicazione. Cosa prevede questa norma? Secondo questa norma, la sezione centrale dell'osservatorio sui lavori pubblici, anzi sui contratti pubblici in generale, avrebbe dovuto, il condizionale d'obbligo, determinare annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, avvalendosi evidentemente anche dei dati forniti dall'Istat. Questa norma, ripeto, non ha mai trovato concreta applicazione perché l'osservatorio non ha mai pubblicato i costi standardizzati per gli appalti di servizi, in particolare per gli appalti di servizi ambientali. Faccio un passo indietro quindi per richiamare la vostra attenzione sul fatto che il secondo periodo dell'articolo 115, laddove cioè il legislatore indicava come si sarebbe dovuto procedere alla revisione del prezzo, e rinvia ad una norma rimasta in bianco sostanzialmente, e cioè rinvia appunto l'articolo 7,4 lettera C. C'è dunque un problema, adesso poi esamineremo il modo con cui questo problema è risolto, ovvero il modo con cui in via pretoria e prima ancora la prassi amministrativa ha colmato questa lacuna per pervenire comunque all'affermazione del diritto alla revisione dei prezzi in favore dell'appaltatore. Ma qual è la ratio dell'istituto della revisione prezzi? Ratio che caratterizza già la legge del 93 e che poi in continuità è stata riprodotta nel codice del 2006. Ma qui ad esempio possiamo citare un TAR Brescia del 2020 che, riferendosi però al codice dei contratti pubblici del 2006, ci ricorda come lo scopo della disposizione recante un regime legale della revisione dei prezzi prevalente su quello generale di diritto comune è quello di coniugare l'esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscono con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni. Dunque, la ratio è quella di evitare che la sopravvenienza costituita dall'aumento del costo dei fattori della produzione maturata nel corso dell'esecuzione del contratto, appunto esecuzione continuativa, possa incidere, erodendola in tutto in parte, sull'utile d'impresa. Devo però dire che così l'argomento rischia di provare troppo, o se volete troppo poco, perché in realtà le stesse identiche considerazioni avrebbero dovuto essere applicate anche nell'ambito dei lavori. Invece, come ci siamo detti poco fa, nell'ambito dei lavori la scelta del legislatore è stata di segno contrario, cioè è stata nel senso della esclusione della revisione prezzi come istituto, salvo ipotesi eccezionali, appunto quella del caro fare. Forse, diciamo, va questa spiegazione meglio, diciamo, circostanziata, meglio precisata, cioè va forse tenuto in considerazione il fatto che in alcuni servizi, e direi tipicamente i servizi di cui discutiamo oggi pomeriggio, sono, come ho premesso nell'esordio del mio intervento, appalti con una struttura dei costi molto rigida e sono peraltro in buona misura intorno a 2/3, è una struttura dei costi totalmente assorbita dal costo del lavoro. E dunque è per questo tipo di appalti che il legislatore, diversamente che ad esempio nell'ambito dei lavori, ha avvertito l'esigenza di tenere indenne l'appaltatore da quello che altrimenti è un rischio che l'imprenditore deve assumere nell'esercizio della propria impresa, e cioè il fatto che il decorso del tempo, cioè l'esecuzione del contratto, esecuzione appunto continuativa, e possa determinare un aumento dei costi della produzione cui consegue fatalmente una diminuzione dei margini di profitto. Quindi in questo senso
la ratio vale soltanto per gli appalti di servizio. Se volete, questo spiega perché il legislatore abbia fatto propria la disciplina dell'articolo 15, abbia limitato l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi soltanto ai servizi e alle forniture. Anche la mia osservazione, peraltro, può prestare il fianco a qualche obiezione, perché è evidente che vi possono essere e vi sono servizi in cui magari vi sono margini già significativi sin dall'inizio, e correlativamente a parte di lavori in cui invece magari a causa della lotta, della rincorsa al ribasso più alto, i margini invece nascono già ridottissimi. Questa sentenza, peraltro, ma non è solo questa, è un principio assolutamente pacifico, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e comunque amministrativo in generale, si fa carico di prevedere, di disciplinare, di rendere manifesto che l'eventuale previsione di una clausola sulla revisione prezzi difforme dal paradigma dell'articolo 115 comporta la nullità di quella clausola, la nullità civilistica. Ok? Quindi se nella disciplina pattizia sino a un certo punto, perché i contratti della pubblica amministrazione di fatto sono contratti per adesione, perché sono in tutto e per tutto predisposti dalla stazione appaltante, e infatti in questo tipo di appalti troveremo tra gli allegati agli atti di gara proprio lo schema di contratto. Ebbene, dicevo, la clausola che è tipicamente contenuta nel capitolato speciale di appalto, che dovesse o negare il diritto alla revisione dei prezzi, ovvero riconoscerlo in misura deteriore rispetto a quanto previsto dall'articolo 115, questa clausola, dicevo, sarà nulla di pieno diritto e sostituita da una clausola conforme all'articolo 115. Vedete come il giudice amministrativo, quando si tratti di quel segmento dell'attività provvedimentale, tuttavia maturato a valle della sottoscrizione del contratto, anche lui, dicevo, il giudice amministrativo, debba fare applicazione di istituti disciplinati e nati ex professo nell'ambito del diritto dei privati. E a questo, ad esempio, il caso dell'articolo 1339, citato da questa sentenza dal TAR, al lume del quale le clausole, i prezzi di beni o di servizi imposti dalla legge, e nel nostro caso sarebbe imposto dalla legge quella parte del prezzo che chiameremo revisione del canone dell'appalto, sono di diritto inseriti nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Ma io ritornerei un attimo indietro e direi questo: che vuol dire tutti i contratti esecuzione periodica continuativa? Cioè dire, quando siamo in presenza di un contratto ad esecuzione periodica continuativa? Perché la dimensione temporale delle obbligazioni assunte dalle parti caratterizza un contratto di appalto di servizi di 6 mesi, della durata di 6 mesi, così come un contratto di appalto di servizi della durata di 7 anni. Cioè entrambi, se dovessimo catalogarli con le categorie civilistiche, li inseriremmo nell'albo dei contratti esecuzione continuativa. E tuttavia la giurisprudenza ha, perché non è previsto, diciamo, da nessuna parte una elaborazione di origine pretoria, ha riservato, dicevo, l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi ai soli contratti di appalti di servizi o forniture, direi che l'ipotesi delle forniture è piuttosto scolastica, di durata superiore all'anno. Cioè si ritiene che il diritto alla revisione spetti solo in relazione a quella parte di servizio che è stata eseguita successivamente alla scadenza del primo anno. Questo TAR Campania, ad esempio, ci ricorda proprio questo, che per consolidata giurisprudenza la disposizione cogente di legge è oggetto la revisione periodica del prezzo contrattuale, per cui l'aggiornamento del corrispettivo contrattuale di previsto non riguarda per sua stessa natura il primo anno di riferimento della prestazione, ma comprende necessariamente il corrispettivo riferibile a tutte le annualità contrattuali successive al primo anno.
È interessante questa sentenza perché si pronuncia in un caso piuttosto singolare, cioè un caso in cui il capitolato speciale aveva espressamente previsto sì il diritto alla revisione prezzi, ma esclusivamente a partire dal terzo anno, e cioè in definitiva soltanto dopo che fosse spirato il secondo anno di servizio, non il primo. Ebbene, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e invece dichiara il diritto dell'appaltatore ad avere riconosciuto la revisione anche in relazione al secondo anno di appalto e non quindi soltanto a partire dal terzo. Tutto questo, dicevo, ed è in fondo la ragione dell'incontro di oggi, in costanza del precedente codice degli appalti pubblici, del decreto 163 del 2006. Perché il nuovo codice, il decreto legislativo 50 del 2006, cioè quel decreto con cui sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive appalti e concessioni del 2014, le direttive 23, 24, 25, il nuovo codice, dicevo, segna una significativa soluzione di continuità dell'istituto della revisione prezzi, in particolare nell'ambito degli appalti di servizi. L'articolo 106,1, infatti, prevede sì la possibilità che il contratto subisca una modifica nel corso della sua esecuzione, sub specie di modifica del corrispettivo, del prezzo, cioè della principale obbligazione posta a carico della stazione appaltante, ma solo se la modifica è stata prevista nei documenti di gara iniziale, in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Badate che possono, non devono, comprendere clausole di revisione dei prezzi, non altrimenti meglio indicate nel dettaglio. Vedete quale e quanta differenza rispetto al vecchio codice, dove invece in termini perentori veniva affermato il diritto all'appaltatore alla revisione dei prezzi, con una norma cioè imperativa. Carattere che non possiamo predicare anche rispetto all'articolo 106,1 lettera. Se le modifiche sono previste, quindi possono essere previste, in clausole precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Vedete, questo diritto incondizionato alla revisione dei prezzi, che sino all'entrata in vigore del decreto 50 avremmo senz'altro potuto e dovuto qualificare come tale, cioè un diritto incondizionato, non lo è più. Non solo perché non è più un diritto, ma tanto più perché ancor meno è condizionato. Cioè adesso l'appaltatore di un appalto, cioè disciplinato dal nuovo codice dei contratti pubblici, potrà rivendicare il diritto alla revisione prezzi se e in quanto e nelle misure in cui quel diritto gli è stato riconosciuto nell'ambito delle previsioni pattizie, cioè nell'ambito delle previsioni del contratto del capitolato speciale di appalto. Se così non è, quando così non sia, evidentemente l'appaltatore sarà per questa parte privo di tutela. Cioè il nuovo codice ha restituito, diciamo così, all'appaltatore il rischio legato al decorso del tempo, cioè all'attitudine del tempo a incidere sulla redditività della singola iniziativa per effetto dell'aumento dei costi, salvo che la disciplina negoziale del rapporto preveda appunto una clausola che dovrà però essere chiara, precisa e inequivocabile. Devo dire che nella prassi di questi appalti di servizi, quasi sempre gli schemi di contratto, i capitolati speciali, si fanno carico di disciplinare effettivamente l'istituto della revisione prezzi, anche se, lo vedremo tra poco, con modalità che talvolta differiscono, che sono diverse l'una dall'altra. Questa brevissima introduzione che ho fatto, così una sorta di carrellata a volo d'uccello sulla evoluzione nel tempo della disciplina in materia di revisione del prezzo,
è un po' la premessa per poter affrontare per sommi capi alcune questioni, cercherò di essere il più breve possibile, che hanno diciamo hanno sono state affrontate dalla giurisprudenza, quindi sono state sviscerate, diciamo, dagli operatori del diritto, che quindi in prospettiva possono essere anche utili agli operatori del settore. Intanto, una prima questione che aveva già ottimamente messo in luce la collega Mazzola nell'esordio della sua presentazione, cioè quella che attiene alla tutela giurisdizionale, cioè alla domanda dell'operatore del settore a chi devo rivolgermi per avere giustizia, per avere impartita la giustizia in ordine alla mancata o all'errata applicazione della clausola di revisione del prezzo. Ebbene, la risposta è agevole, perché è quella della revisione dei prezzi una delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. È questo quello che prevede l'articolo 133, lettera E, numero 1, del codice del processo amministrativo, e cioè l'attribuzione al giudice amministrativo di tutte le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo. Che vuol dire giurisdizione esclusiva? Vuol dire che ci si dovrà rivolgere al giudice, quale che sia la posizione giuridica che si fa valere, cioè tanto se essere leso un interesse legittimo o un diritto soggettivo, e adesso appresso vedremo in quali casi si tratta di si controverte di un interesse legittimo e quando invece di un diritto soggettivo. Esclusiva proprio perché il giudice amministrativo, in armonia col dettato costituzionale, ha dalla legge avuto attribuita la cognizione anche dei diritti soggettivi. La Costituzione dice appunto che in determinate materie il giudice amministrativo, oltre a conoscere degli interessi legittimi, può conoscere anche i diritti soggettivi, e sappiamo che la giurisprudenza costituzionale, la celebre sentenza 204 del 2004 per tutte, ha ricordato al legislatore ordinario che quelle particolari materie non è una delega in bianco a che il legislatore scelga scegliendo fior da fiore, ma contiene in sé un limite, cioè deve trattarsi, ed è tipicamente il caso della revisione prezzi, di materie nelle quali il coacervo di posizioni giuridiche, ora di interesse legittimo, ora di diritto soggettivo, è talmente fitto e intenso da rendere oltremodo difficoltoso per chi invochi giustizia individuare in maniera puntuale e non controvertibile il plesso giurisdizionale munito del relativo potere. Ecco perché la giurisdizione esclusiva, per venire incontro alle esigenze del cittadino ed evitare altrimenti defatiganti iniziative giudiziarie davanti a un giudice che poi magari dopo 3 anni si scopre essere sprovvisto di giurisdizione. Dicevo, interessi legittimi e diritti soggettivi. Questo è il complesso delle posizioni giuridiche che vengono attinte nell'ambito della revisione prezzi. E in che modo possiamo e quando possiamo parlare di interessi legittimi e quando di diritti soggettivi? Tradizionalmente si appunto suole distinguere una sorta, si suole attribuire alla revisione prezzi una struttura bifasica, cioè si dice che il procedimento di determinazione del canone revisionato, cioè della misura della revisione prezzi, è un procedimento che si dipana attraverso 2 fasi successive l'una all'altra, sia logicamente che cronologicamente. E cioè c'è una prima fase nella quale l'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi sull'anne, cioè sull'aspettanza del diritto alla revisione prezzi. E una volta consumata questa fase, cioè riconosciuto da parte della stazione appaltante il diritto alla revisione prezzi, la successiva fase, quella in ordine alla misura dell'importo revisionale, coinvolge invece posizioni che hanno la consistenza di diritti soggettivi, perché non è altro che la fase in cui si discute della misura di un credito, quello riveniente dalla revisione, che è stato riconosciuto all'appaltatore nella prima fase, quella relativa all'anno, diciamo. Ecco, la giurisprudenza parla di un'attività di preventiva verifica
in occasione della quale si assiste all'esercizio di un potere autoritativo, tecnico, discrezionale, e poi di una successiva fase invece in cui si tratta di determinare la misura e quindi si discute di un diritto soggettivo. Anche qui talvolta le semplificazioni, che sono sempre utili perché aiutano innanzitutto a inquadrare l'istituto, non devono essere, diciamo, vissute o prese alla lettera o in maniera assoluta. Cioè, mi è capitato ad esempio una volta un caso in cui l'amministrazione aveva esitato positivamente l'istanza che aveva oggetto il riconoscimento della revisione prezzi e tuttavia l'aveva esclusa per un certo periodo. L'appaltatore reclamava il diritto alla revisione prezzi per 5 anni e l'amministrazione aveva riconosciuto quel diritto per 3. E allora, come vedete, a seconda di come la chiamiamo, quello è un provvedimento che nega il diritto alla revisione per 2 anni e come tale va impugnato entro i termini decadenziali, altrimenti diviene inoppugnabile, ovvero invece può essere letto come un provvedimento che riconosce sì il diritto e però lo quantifica in misura deteriore rispetto a quello che ha richiesto l'appaltatore, e quindi in teoria non sarebbe, per questa parte non sorgerebbe l'onere di immediata impugnativa dell'atto. Naturalmente elementari ragioni di prudenza inducono in questi casi senz'altro ad impugnare il provvedimento o presunto tale entro i termini decadenziali, in maniera da mettersi al sicuro da qualunque eventuale obiezione da parte dell'amministrazione resistente in ordine alla pretesa tardività del ricorso giurisdizionale. Altra questione che troverete affrontata nei repertori di giurisprudenza: ma la revisione prezzi si applica o non si applica alla concessione di servizi? Devo dirvi che su questo, anche su questo aspetto, la giurisprudenza è abbastanza univoca. Univoca nel senso di escludere il diritto alla revisione prezzi nell'ambito delle concessioni di servizi, e cioè di limitarlo al solo ambito degli appalti di servizi. Anche qui un flash: la distinzione tra appalto e concessioni è nota a partire da una celebre comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 2000, ma poi la troverete, come dire, squadernata nelle direttive di terza e quarta generazione in materia di appalti e concessioni, e oggi nelle fonti domestiche che hanno recepito e hanno fatto proprie queste direttive. L'appalto è il contratto nel quale, così come prevede il codice del resto, il codice civile, all'appaltatore viene riconosciuto il diritto al prezzo, cioè il corrispettivo che il committente, in questo caso il committente pubblico, riconosce l'appaltatore, è costituito esclusivamente dal prezzo. Nella concessione invece il privato, il concessionario, ha quale corrispettivo il diritto di sfruttare economicamente l'opera o il servizio, rispettivamente se si tratti di concessione di lavori o concessione di servizio, o tale diritto accompagnato dal prezzo. Vedete quindi come nel caso della concessione l'ambito del rischio assunto dall'appaltatore è ben più considerevole che quello invece che caratterizza ordinariamente l'appalto, perché il rischio che assume è quello anche in ordine all'eventuale sfruttamento economico dell'opera o del servizio, che potrebbe in concreto rivelarsi diverso e più penalizzante di quello che lui prevedeva all'inizio. Ed è appunto sulla base di questa premessa che, ad esempio, questa sentenza del Consiglio di Stato, quarta, 24-26-21, ci ricorda che la costante giurisprudenza ha evidenziato che nelle concessioni di servizi vige il principio dell'ordinaria invariabilità del canone, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della revisione prezzi. Ecco, nel caso di specie si sottolineava come la tariffa era stata indicata dalla stessa ricorrente in sede di gara, sicché modificare la tariffa avrebbe equivalso a modificare l'offerta stessa, il che è evidentemente inammissibile. Devo però precisare che un conto è la revisione dell'eventuale tariffa che il concessionario si riserva di applicare e che potrebbe in linea di principio essere, questa modifica eventuale, essere fatta dipendere dalla
dall'eventuale fluttuazione di alcune voci di costo, dalla pretesa di modificare l'offerta, cioè dal fatto che attraverso la modifica della tariffa si vuole porre rimedio all'errore, chiamiamolo così, commesso dall'imprenditore che ha valutato male o per circostanze magari impreviste, per sopravvenienze fattuali, ha avuto poi una delusione, diciamo, rispetto a quello che era il risultato del mercato. Mi spiego meglio. La revisione prezzi non può consentire al concessionario di coprire il rischio di domanda. Il rischio di domanda cos'è? Anche questo è una nozione, un concetto giuridico determinato, potremmo dire, perché è una nozione che è contenuta nel codice dei contratti pubblici. L'articolo 3, lettera CCC. Cos'è il rischio di domanda? È il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa. In altri termini, per chiudere su questo tema della revisione delle tariffe nelle concessioni, se per revisione della tariffa si intende il fatto pure semplice di modificare la tariffa al rialzo in conseguenza dell'aumento dell'inflazione, ebbene, questo entro certi limiti può essere senz'altro consentito, e anzi direi in molti capitolati speciali di concessione di servizi è proprio previsto, ma certamente non può essere previsto la possibilità che il concessionario aumenti la tariffa perché il suo business plan prevedeva che la domanda di servizi sarebbe pervenuta da 100 utenti, invece poi è pervenuta soltanto da 10, perché significherebbe eliminare proprio il tratto caratterizzante, la distinzione fra concessione e servizi, ossia l'assunzione in capo al concessionario, cioè al privato, del rischio legato alla domanda. Anche questo ulteriore aspetto, cioè la prescrizione, è abbastanza arato dalla giurisprudenza e in modo anche uniforme, cioè la giurisprudenza applica costantemente al diritto alla revisione prezzi la norma dell'articolo 2948 numero 4 CC, e cioè ritiene che questo diritto si prescriva in 5 anni, naturalmente a decorrere dal termine di pagamento del rateo, cioè tipicamente del canone mensile, che avrebbe, e non lo è stato, avrebbe dovuto essere maggiorato di un importo a titolo appunto di revisione prezzi. Cito un Consiglio di Stato del 2013, terza 5128, che appunto dice esattamente questo. Poiché il diritto al pagamento di singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo, cioè 5 anni, è il termine da applicare anche al diritto di chiedere la revisione. Ecco, adesso veniamo invece a un tema affrontato senz'altro da numerose sentenze del giudice amministrativo, ma che, come dire, offre sempre sorprese. E il tema è questo. Anzi, vi anticipo, questo è un tema e poi c'è un sottotema. Il tema è quello se spetti o meno la revisione prezzi anche nel caso di proroghe o rinnovi. E poi c'è da chiedersi se la revisione spetti in una particolare ipotesi di proroga, cioè quella proroga che trovi causa in un'ordinanza adottata dal sindaco ai sensi dell'articolo 191 del testo unico ambientale. Ma procediamo con ordine. Prima questione, la revisione dei prezzi, anzi direi primo principio, questo saldo, salvo poi a verificare il caso singolo. Un primo principio da tenere a mente è questo, che la revisione dei prezzi spetta nel caso di proroga, mentre non spetta nel caso di rinnovo. Sono termini nel gergo comune sinonimi, quello di proroga e quello di rinnovo, e tuttavia invece riguardati, diciamo, dal punto di vista del diritto, sono termini, almeno nell'ambito degli appalti di servizi, dal significato totalmente diverso, almeno utilizzo l'avverbio totalmente, quanto alle conseguenze che da essi scaturiscono. E cioè, così qua ho buon agio nel citare ad esempio questo Consiglio di Stato, quinta 3874 del 2020, ma le sentenze sul punto sarebbero da citare, sarebbero decine, ma tutte che affermano lo stesso principio.
cioè la revisione dei prezzi si applica solo alle proroghe contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara e oggetto di consenso a monte, ma non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti nuovi e autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del servizio. Il criterio distintivo tra proroga e rinnovo va individuato dunque nell'elemento della novità. Se cambia la fonte del rapporto e sussistendo una nuova negoziazione, si tratta di rinnovo e non spetta quindi il diritto alla revisione. Vedete, la distinzione è sottile. È sottile perché il discrimen è costituito dalla, potremmo dirle civilisticamente, dalla fase delle trattative, cioè dal fatto che il contratto col quale si è reso ultrattivo un precedente contratto, ovvero l'esercizio di un diritto potestativo in capo alla stazione appaltante, sia stato o meno preceduto da trattative nel corso delle quali è stata espressa la volontà adesiva da parte dell'appaltatore. Se c'è stato questo rinnovato scambio di volontà in ordine alla postergazione del termine di durata del contratto di appalto, allora si tratterà di rinnovo e non spetta la revisione. Quando invece si è di fronte a una proroga contrattuale, cioè tipicamente all'atto col quale la stazione appaltante si avvale del diritto potestativo previsto negli atti di gara di rendere ultrattivo il contratto, ad esempio nelle more della celebrazione della gara per l'affidamento del servizio a un nuovo esecutore, ebbene in questo caso, questo secondo caso della proroga, il diritto alla revisione prezzi invece spetta. Per definizione, manco a dirlo, non può mai essere proroga l'atto con il quale consensualmente si stabilisca un prezzo diverso da quello originario, sia pure magari revisionato, perché per definizione ci sarà stato un nuovo incontro di proposte di accettazione in ordine a questo elemento fondamentale del contratto, che è il prezzo. Sì, qui appunto l'ipotesi tipica, stavolta disciplinata dal codice del 2016, in precedenza non lo era, è appunto quella della proroga tecnica. Cioè nel comma 11 dell'articolo 106 prevede sì che il contratto possa essere, la durata del contratto possa essere modificata, ma solo se prevista nel bando una relativa opzione di proroga, opzione della quale evidentemente può avvalersi come non avvalersi la stazione appaltante, e precisandosi che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Ecco, in questi casi il diritto alla revisione prezzi spetta, perché senza soluzione di continuità temporale anche il periodo di proroga verrà computato complessivamente nel periodo di durata del contratto. Sicché se un contratto di durata triennale ha avuto una proroga per la durata di altri 12 mesi, ebbene la proroga avrà determinato per effetto il diritto alla revisione prezzi anche di questo ulteriore anno di contratto. Sì, la proroga tecnica appunto attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di avvalersi del diritto potestativo di rendere ultrattivo il contratto. E l'appaltatore non potrà che soggiacere all'esercizio di questo diritto. Molto spesso nella prassi, allorquando la stazione appaltante manifesta magari con una semplice nota del RUP la volontà di avvalersi della opzione di proroga, nella prassi, dicevo, si provvede in ogni caso a sottoscrivere un contratto ricognitivo degli effetti giuridici determinatisi per effetto della dichiarazione negoziale della stazione appaltante. Anche qui stiamo discutendo di questioni che attengono alla fase esecutiva di un contratto pubblico
ma con l'armamentario tipico del civilista, perché alla fine non stiamo facendo altro che applicare l'articolo 1331 del codice civile. Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarlo o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329. Come vi avevo anticipato, una questione del tutto peculiare è quella che riguarda la proroga disposta con un'ordinanza contingibile urgente ai sensi dell'articolo 191 del codice ambientale, cioè del decreto legislativo 152 del 2006. In effetti, la prassi amministrativa che cosa ci ha offerto? Uno spettacolo poco commendevole, se volete, e cioè il ricorso patologico da parte di molte amministrazioni all'istituto dell'ordinanza 191 puramente e semplicemente per porre rimedio a proprie inerzie, cioè al fatto che non si era provveduto per tempo a pubblicare il bando per l'affidamento del servizio a un nuovo aggiudicatario e che quindi non si era in grado di assicurare altrimenti questo servizio pubblico essenziale, che non ingiungendo, perché questo è l'ordinanza 191, un provvedimento contingibile urgente, ingiungendo, dicevo, all'appaltatore di proseguire comunque le proprie attività nonostante la scadenza del contratto. Magari si ricorre alle ordinanze 191 quando l'opzione di proroga non è stata prevista a monte negli atti contrattuali e nel vigore del vecchio codice raramente era prevista, e l'amministrazione locale si trova nell'impossibilità di fronteggiare altrimenti, o meglio, ritiene di essere nell'impossibilità di fronteggiare altrimenti l'esigenza di assicurare senza soluzioni di continuità temporale questo importantissimo servizio pubblico. Ricordo però, vi ricordo che l'articolo 191, almeno la sua formulazione letterale, sembra rivolgersi all'altro, perché si rivolge alle ipotesi in cui vi siano situazioni di eccezionale urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere. E allora solo in questo caso è ammesso con ordinanza contingibile urgente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti. Già mi pare nel 2016 il Ministero dell'Ambiente con una circolare diramata a tutte le amministrazioni aveva richiamato l'attenzione delle amministrazioni locali e delle province e delle regioni all'utilizzo misurato di questo rimedio, proprio segnalando, per stigmatizzarlo, invece il ricorso spesso indiscriminato e ingiustificato a queste ordinanze per ingiungere all'appaltatore la prosecuzione del rapporto. La cosa peraltro è particolarmente perniciosa se si considera che, come previsto dal comma 4, le ordinanze possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi, quindi si è andato incontro e si è andato incontro talvolta a proroghe che sono durate anche 2-3 anni. Ecco, questa sentenza del TAR Catania, ad esempio, la 2584-2020, stigmatizza con espressioni non dissimili da quelle utilizzate dal Ministero dell'Ambiente questa prassi, e cioè ci ricorda che lo strumento dell'ordinanza contingibile urgente è del tutto inconferente o finalizzato a dar luogo alla prosecuzione delle prestazioni contrattuali nelle more della definizione della procedura di affidamento del servizio. Anche perché, ci ricorda il TAR, per questo c'è un altro istituto, appunto la proroga tecnica. E la proroga tecnica che appunto molto spesso non è prevista nei capitolati speciali, ma questo non impedisce all'amministrazione di trascurare per tempo la messa a gara del servizio. Ecco, ma andiamo alla questione che più ci interessa nel caso di ordinanza ex articolo 191 disposta con una proroga, con la quale, mi scusate, si disponga una proroga del servizio. Questa ordinanza può altrettanto, autoritativamente ingiungere un prezzo, cioè può obbligare l'appaltatore, oltre a eseguire il servizio, il che è il ipsa, proprio perché è un'ordinanza, e la violazione di quell'ordinanza da parte del soggetto obbligato, peraltro, avrebbe anche conseguenze di rilievo penale.
o dicevo obbligarlo anche a farlo al prezzo che ha stabilito l'autore dell'ordinanza, che è l'articolo 191. Bene, su questo va dato atto di una sensibilità del tutto opportuna da parte del giudice amministrativo, che ha in maniera direi costante, nei casi non molti in cui si è occupato a vario titolo di questa questione, ha, dicevo, negato che l'amministrazione, sotto l'usbergo di un provvedimento contingibile urgente, possa autoritativamente imporre una sorta di prezzo amministrato. Tar Reggio Calabria 437 del 2019, ad esempio, ci dice che sì, l'ente può imporre al privato l'erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell'impresa, ma non può certo imporre alla società un corrispettivo per l'espletamento di quel servizio, e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa fra le parti. Perché questo, ci ricorda il TAR, si pone in irrefragabile frizione con la libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita dall'articolo 41. In termini non dissimili, Consiglio di Stato quinta 6624/2002, il provvedimento contingibile urgente non può giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall'amministrazione al privato. All'obbligo di proseguire nell'espletamento del servizio si ricollega, infatti, un'esigenza di giusto compenso per il destinatario del provvedimento. Ancora, Consiglio di Stato quinta 1969/2011, il profilo economico del rapporto in alcun modo può essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza posti al fondamento dell'ordinanza. E Terpuglia Lecce, bene, questo eviterò di ripetermi, anche perché credo che il tempo a mia disposizione stia finendo. E naturalmente in questi casi, quando cioè l'appaltatore sarà fatto oggetto di un'ordinanza che è l'articolo 191, con la quale gli si ingiunge ad onta della scadenza contrattuale della scadenza del contratto di appalto e della impossibilità di ricorrere a opzioni di proroga perché non previste dalla disciplina negoziale, gli si ingiunge, dicevo, un'ordinanza 191 imponendogli un prezzo che magari è quello originario non revisionato, oppure quello revisionato da ultimo ma nelle more è maturato l'ulteriore anno che dà diritto a un nuovo canone revisionale. Ebbene, in questi casi sarà deve essere interesse dell'operatore economico, se intenda non soggiacere a questa sorta di prezzo imposto, impugnare prudenzialmente entro i 30 giorni, prudenzialmente, ripeto, la ordinanza 191, sia pure per dedurre solo questo vizio, cioè per dedurne la illegittimità nella parte in cui, individuando il prezzo corrispettivo del servizio, lo fa in misura deteriore rispetto al prezzo che si sarebbe dovuto determinare, tenendo conto del diritto alla revisione dei prezzi, diritto che ben si può predicare in questo caso, trattandosi indiscutibilmente di una proroga, sia pure non di una proroga tecnica, ma di una proroga dal momento che non c'è uno scambio di volontà, perché il provvedimento amministrativo, evidentemente attraverso i suoi caratteri propri dell'autoritatività e dell'imperatività, si impone all'osservanza del privato senza che quest'ultimo possa sfuggirne attraverso il dissenso. E appunto in questo caso, dicevo, si potrà contestare la misura del corrispettivo, ponendosi in linea di continuità con l'importo che era stato determinato in precedenza, se del caso revisionandolo ulteriormente in ragione della durata dell'affidamento disposto con ordinanza 191. Ora, qua devo fare una precisazione ulteriore, se posso, cioè questa ulteriore questione che voglio affrontare, sono, credo, quasi alla fine. E cioè, teniamo distinto l'istituto della revisione da un ulteriore istituto affine, o quantomeno col quale è facile confonderlo, che è quello dell'adeguamento del prezzo. L'equivoco di confondere l'uno con l'altro è facile a sorgere. Poco fa abbiamo visto l'articolo 115 del decreto 163 del 2006. Ebbene, la rubrica dell'articolo 115 che disciplina, non dimentichiamocelo, l'istituto della revisione prezzi
degli appalti di servizi e forniture, la rubrica è adeguamenti dei prezzi. Quindi già, come dire, la confusione la fa anche il legislatore. No, in realtà i due istituti hanno proprio ontologicamente natura ben differente, perché l'adeguamento contrattuale che cos'è? Una sorta di, anche questo, dispositivo negoziale volto al controllo delle sopravvenienze, ma al controllo di sopravvenienze che non sono riferibili alla pura e semplice fluttuazione in più o in meno dei del costo dei fattori della produzione, ma a esigenze che determinano, per circostanze impreviste e imprevedibili, così dice l'articolo 106, comma 1, lettera C del nuovo codice, l'esigenza di modificare in tutto o in parte l'oggetto del contratto. Cioè sono le cosiddette varianti in corso d'opera. Si esegue, pensiamo ai lavori che è più facile da servire, da cogliere, nell'ambito dei lavori pubblici, se sorge la cosiddetta sorpresa geologica o la sorpresa archeologica, cioè nel corso dell'esecuzione dei lavori, per effetto di una imprevedibile esigenza legata alla natura geotecnica del terreno o al rinvenimento di reperti archeologici, occorre modificare l'oggetto del contratto, cioè eseguire l'appalto di lavori in misura e con modalità diverse da quelle contrattualmente previste, vedete che si tratta di un fatto che nulla ha a che vedere con la previsione. E in questo caso parleremo più propriamente di un adeguamento contrattuale attraverso l'istituto, o se volete lo strumento, della variante in corso d'opera. In particolare la variante può essere disposta, nel nuovo codice, purché l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. Ma, ripeto, teniamo distinta revisione prezzi da adeguamento del prezzo. E qui ho stralciato da alcuni CSA, da alcuni capitolati speciali di appalto, alcuni esempi di previsioni contrattuali che disciplinano l'adeguamento. Ecco, vedete ad esempio questo articolo 24 che prevede un adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge o regolamentari eventualmente emanate e o adottate durante il corso di validità del contratto di appalto, oppure successive necessità o esigenze di razionalizzazione o estensione dei servizi, oppure estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era inizialmente prevista, e via discorrendo. Gli esempi ovviamente potrebbero essere infiniti, cioè delle previsioni tipiche all'interno dei capitolati speciali di altrettante ipotesi di varianti in corso d'opera che determinano un adeguamento del corrispettivo dell'appalto. Qui altri esempi con termini non dissimili da quelli che vi ho letto: si parla di adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge, oppure estensione appunto ad aree non prima coperte dal servizio di raccolta differenziata, o di modifiche in ordine, questo è interessante, alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti differenziati e o indifferenziati. Cioè, quando in altri termini, l'appaltatore del servizio di raccolta e trasporto debba recarsi a conferire i rifiuti presso un impianto di smaltimento diverso e più lontano da quello previsto negli atti di gara. Veniamo forse alla questione che, se volete, magari può interessare meno i giuristi, ma secondo me invece è pure interessante, e interessa senz'altro di più gli operatori economici. Cioè, benissimo, abbiamo stabilito che nel vecchio codice vi era un diritto incondizionato alla revisione dei prezzi nell'ambito degli appalti di servizi. Nel nuovo codice invece questo diritto sussiste se e in quanto viene riconosciuto dalle previsioni del singolo contratto. Ho anche detto che, per fortuna degli operatori economici, quasi tutti i contratti, direi quasi lo utilizzo giusto per cautela, i contratti di appalto predisposti dalle sezioni appaltanti nel vigore del decreto 50, tutti o quasi tutti, dicevo, prevedono effettivamente una clausola di revisione del prezzo, e subito dopo adesso vi dirò in che modo viene in concreto declinato il diritto alla revisione dei prezzi. Intanto, col vecchio codice cosa si dice, cosa si faceva? Vi ho all'inizio dell'intervento detto che si sarebbe dovuto utilizzare
si sarebbero dovuti utilizzare i dati dell'osservatorio sui contratti pubblici istituito presso l'autorità di vigilanza, dati che non si sono mai utilizzati perché non sono stati mai redatti, cioè l'osservatorio non ha mai predisposto questi dati. E allora, ed era un'esigenza che avevo sottolineato poco fa, ci si è posto il problema di come colmare questa lacuna. Ebbene, la giurisprudenza l'ha colmata attraverso l'applicazione dell'indice forse più penalizzante per l'imprenditore e quindi più favorevole all'amministrazione, ma tuttavia comunque un indice che consente di determinare un importo revisionale, e cioè l'indice FOI dell'Istat, cioè l'indice delle famiglie di operai e degli impiegati. Consiglio di Stato seconda 2248 del 2021, ad esempio, ci ricorda appunto che la costante giurisprudenza ha ritenuto di applicare in via suppletiva, mancando i dati dell'osservatorio e i dati Istat, di colmare tale lacuna ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 6 mediante il ricorso all'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, appunto l'indice FOI. Nel nuovo codice, come vi ho detto, nulla si dice e si rinvia piuttosto alla previsione del singolo contratto, sicché l'accertamento in concreto della misura della revisione andrà di volta in volta accertato attraverso l'esame complessivo analitico della documentazione contrattuale. Io, per ragioni anche di tempo, mi sono limitato a indicare due clausole tipiche, che poi sono quelle, devo dire, che più frequentemente si trovano nell'ambito di questo tipo di appalti. La prima è, come dire, se volete, quella più tradizionalista o nostalgica, diciamo così, cioè quella che anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici fa propria, prevedendola però appunto a livello di disciplina del singolo contratto, l'applicazione del criterio di determinazione dell'importo revisionale attraverso l'applicazione dell'indice FOI Istat. Ad esempio appunto l'articolo 15 di questo CSA, in cui si cita espressamente l'indice FOI Istat come rimedio per determinare l'importo revisionale. Lo stesso l'articolo 28 è un altro esempio tratto da un'altra vicenda. Lo stesso questo articolo 18, dove vi faccio notare, infine, dell'articolo 18 è prevista addirittura la decadenza del diritto alla revisione se non viene formulata apposita istanza entro il termine all'uopo previsto dal CSA, cioè entro il primo quadrimestre di ogni annualità di appalto. Qui ci sarebbe tanto, ma il tempo non ce lo consente, ci sarebbe tanto da dire, dicevo, in ordine alla validità civilistica di una clausola che sanziona con la decadenza il mancato esercizio di un diritto entro un certo termine. Ora, voi sapete che il diritto casomai si prescrive e a decadere sono le azioni. E questo principio generale dell'ordinamento subisce deroghe, sì, ma solo nei casi nominativamente previsti dall'ordinamento, cioè allorquando il legislatore, attraverso, se volete, una disciplina asimmetrica del rapporto contrattuale, attribuisce, o meglio sanziona in modo così rigoroso, il mancato tempestivo esercizio di un diritto. Penso ad esempio alla decadenza dal diritto riveniente dall'iscrizione di una riserva nel corso di un appalto di lavori, nel caso in cui la riserva non venga iscritta nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione, ovvero nei successivi 15 giorni se la sottoscrizione non è contestuale all'emissione dello stato di avanzamento lavori. Ma questo appunto deve essere previsto dalla legge. Qua si tratterebbe di una clausola negoziale, ripeto, sulla cui validità ci sarebbe molto da dire. Invece, diciamo in giusta posizione, in contrapposizione alla versione tradizionalista della clausola revisionale che abbiamo visto in questi esempi, in contrapposizione, dicevo, vi sono altre clausole le quali più correttamente dal punto di vista dell'impresa disciplinano la modalità di determinazione del canone revisionale proprio a partire dalla struttura dei costi dell'appalto, cioè facendosi carico di
imputare l'aumento del canone per effetto della revisione in funzione dell'aumento dei singoli fattori della produzione. Questo articolo 23, ad esempio, vede un canone revisionale determinato per il 60% secondo la variazione del costo del personale, questo perché evidentemente è in quella misura che incide il costo del personale sull'importo contrattuale, in misura pari al 30% su alcune voci che afferiscono il trasporto, cioè l'acquisto dei pezzi di ricambio, le manutenzioni, e in misura invece infine pari al 10% per l'eventuale aumento dei carburanti e lubrificanti. Ebbene, questo è un criterio di personalizzazione dell'importo revisionale, personalizzazione non con riferimento alla persona dell'appaltatore evidentemente, ma alla sua struttura dei costi sì, ovvero alla sua prevedibile struttura dei costi tale, cioè prevista da parte della stazione appaltante nel progetto messo a base di gara, che sicuramente è da preferire. Ok, io a questo punto avrei finito la mia presentazione e naturalmente rimango disponibile poi a tutti i chiarimenti che dovessero servire da parte di chiunque. Grazie dell'ascolto. Ringrazio l'avvocato Rotigliano per il suo intervento, veramente devo dire, è un aggettivo che non uso mai, ma direi esaustivo, nel senso che è veramente riuscito a trattare, devo dire, insomma, tutti gli aspetti legati proprio alla revisione del prezzo. È interessante, da ultimo, lo dico solo come spunto, prima di passare la parola al dottor De Franchis, la differenza tra revisione del prezzo e adeguamento, perché la previsione normativa in materia di adeguamento mi faceva pensare alla legislazione emergenziale rispetto alla quale, diciamo, che potremmo dire, in particolare ovviamente a quella emergenziale Covid-19, che potrebbe avere forse un valore aggiunto, potrebbe essere opportunamente utilizzata dalle imprese. E grazie ancora, e adesso passo la parola al dottor De Franchis, che come sappiamo tratterà proprio, ci spiegherà in che modo le imprese possono utilizzare il credito d'imposta, ottenere il credito d'imposta per costi attinenti alla ricerca e sviluppo, soprattutto alla luce del cosiddetto decreto rilancio. A lei la parola, grazie. Ecco, mi presento, buonasera a tutti gli intervenuti, sono Girolamo De Franchis, sono consulente del lavoro e consulente strategico aziendale. Prima di iniziare volevo anch'io ringraziare l'avvocato Mazzola che ha coordinato questo incontro, l'albo degli avvocati attraverso il presidente avvocato Mordino e l'associazione Cisambiente per il suo tramite del dottore Buongiorno. In ultimo, ma non per ultimo, il mio amico ultratrentennale Riccardo Rotigliano, l'avvocato Riccardo Rotigliano. E allora, un momento che metto in condivisione anch'io. Eccomi qui, se vedete. E allora, vi parlerò oggi del credito d'imposta per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo, le cui normative sono iniziate nel 2014, la legge di bilancio, la numero 190, poi modificata dalla 232 del 2016 e oggi la legge 77-2020 che è l'ex decreto rilancio. Allora, gli aspetti normativi, cos'è che dicono queste tre norme? Viene riconosciuto un credito d'imposta pari fino al 45%. Sì, dottore De Franchis, lei ha già condiviso lo schermo? Sì. E non lo vediamo, quindi per questo mi sono permessa di... Sì, ha fatto bene. Dunque, condividi schermo. Ci siamo? Benissimo, grazie. Ecco, chiedo scusa. No. Allora, stavo presentando appunto le normative che sono qui ricapitolate e stavo dicendo che queste tre norme
più diverse circolari nel frattempo susseguitesi, disciplinano di un credito d'imposta pari fino al 45% di quanto si spende per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo. Distinguiamo in due questa frase, 45% di quanto si spende. Tra le spese ammissibili rientra la voce che tutti noi imprenditori sappiamo essere quasi sempre, oltre nel 90% dei casi, il costo maggiore per un'impresa, che è il costo del personale, che brevissimamente non è soltanto lo stipendio, ma esistono stipendi, contributi, ritenute, trattamento di fine rapporto e tutti i cosiddetti costi differiti. Costo del personale che deve essere direttamente collegato al progetto di ricerca e sviluppo. Quindi non è tutto il personale che fa base imponibile per ottenere il credito d'imposta, ma soltanto quel personale che noi possiamo direttamente collegare al progetto e che quindi ha partecipato allo sviluppo, all'analisi, al test di questo progetto. Per personale cosa si intende? Non si intendono soltanto i lavoratori dipendenti, ma si intendono anche tutti i collaboratori, i soci di imprese e anche gli amministratori. Altre voci rilevanti e ammissibili sono le consulenze tecniche necessarie affinché lo sviluppo del progetto possa essere portato a compimento e anche tutti i contratti di ricerca sviluppati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio nazionale. Rientrano anche tutti i materiali, le forniture e i prodotti, ma solo quando sono direttamente collegati e strutturali al progetto. Significa che noi, se abbiamo, immaginiamo, inventato un nuovo mattone, faccio questo esempio, ovviamente la materia prima deve essere soltanto quella che è servita per costruire il primo prototipo del nostro progetto. Qui ho creato una tabella che è necessaria perché la normativa, che parte dal 2015, perché la legge istitutiva è 190 del 2014 con validità dal 1 gennaio 2015, tutte le normative via via susseguitesi sono tuttora valide. Quindi, ove l'azienda avesse sviluppato, senza saperlo magari, affronteremo quali tipi di progetti, può ancora usufruire del credito d'imposta anche per annualità molto datate, quindi a partire dal 2015. E allora, nella prima colonna parliamo di personale altamente qualificato. Questo perché? Perché negli anni 2015 e 2016 per la normativa richiedeva che il personale che dovesse rientrare in questi progetti doveva assolutamente avere una qualifica alta, di alto profilo. Quindi non bastava che avesse partecipato al progetto, ma ci volevano alte qualifiche. Questa discrimine portò purtroppo la normativa a non portare risultato in territorio nazionale, perché sia al nord che al centro che al sud, evidentemente, il personale altamente qualificato è certamente inferiore rispetto alla totalità dei lavoratori dipendenti o parasubordinati. Successivamente, quindi nel 2017, le altre percentuali sono dovute a contratti di ricerca, come dicevo prima, che venivano premiati al 50%, le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio sempre relativa al progetto, direttamente collegate al progetto, e le competenze tecniche al 25%. Da quando la normativa ha acquistato un valore e una capillarità a livello nazionale molto ampia? Dal 2017, perché con la 232 del 2016 non è più richiesta, io qui lo indico, da questo periodo non è più richiesta l'altamente qualificata come la mansione per i lavoratori del progetto. Quindi il personale direttamente collegato di ogni mansione
io dico dal fattorino analfabeta al dirigente, e poi spiegherò perché anche un fattorino analfabeta può rientrare all'interno di un macro progetto di ricerca e sviluppo. Quindi dal 2017-2018 la normativa ha equiparato intanto sia le aliquote dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori e dell'amministratore, tutte al 50%. Quindi di tutte le ore lavorative che noi abbiamo imputato, che noi imputiamo al progetto rispetto al nostro parco di collaboratori in senso lato, il 50% di tutte queste ore destinate a questo progetto le recuperiamo come credito d'imposta. La stessa cosa vale per i punti 3, 4 e 5, anch'essi riportati tutti al 50%. Dal 2019 è cambiato soltanto che alcune aliquote, quelle dei collaboratori, dell'amministratore e le competenze tecniche privative industriali e le quote di ammortamento furono ridotte al 25%. Per il triennio 2022, quindi l'ultima normativa, la 77-2020, appena nata, nata negli ultimi mesi dell'anno 2000, c'è una suddivisione. La suddivisione è stata fatta tra aziende con la residenza nel centro-sud e al nord. E allora, per centro-sud inseriamo, oltre alle aziende operanti nel territorio del Mezzogiorno, che sappiamo tutti quali sono, anche le regioni Lazio, Marche e Umbria, che sono quelle colpite negli ultimi anni dagli eventi sismici. Quindi per il triennio 2022 tutta questa azienda residenti in questo territorio hanno un'aliquota estremamente più alta rispetto a quella riservata alle aziende residenti nei territori del nord, che per il nord è pari al 20%, qualunque essa sia la grandezza aziendale. Chiedo scusa. E mentre per le aziende del centro-sud abbiamo una suddivisione per piccola impresa, media impresa e grande impresa, pari al 45% per le piccole, 35% per la media impresa e 25% per la grande impresa. Ultimo, ma non meno importante, no, meno importante senz'altro sì per gli effetti che ha avuto, è la misura massima del credito d'imposta, perché queste misure massime, come ben possiamo vedere, pur se per il triennio 2022 è stata decisamente ridotta, parliamo di importi di credito d'imposta pari minimo a 4 milioni di euro. Sostanzialmente parliamo di diverse centinaia di lavoratori dipendenti e o parasubordinati coinvolti nel progetto. Andiamo avanti. Ecco, qui ho spiegato quali sono, brevemente ricapitolo quali sono, per chi non lo ricordasse, i parametri che distinguono la piccola, la media e la grande impresa. Per piccole imprese si intendono le imprese che hanno almeno meno di 50 dipendenti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro. Per medie imprese si intendono quelle che hanno almeno 50 dipendenti e fino a 249 realizzano un fatturato annuo di oltre 10 milioni di euro. Per grandi imprese le altre, quindi oltre i 250 dipendenti e il cui fatturato annuo è almeno 50 milioni, oppure il totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro. Un aspetto importante. Qui si dice, qua ho scritto oppure il cui totale di bilancio è almeno. Allora, qui ci sono tre aspetti: il numero dei dipendenti, il fatturato annuo e il totale di bilancio. La normativa dice che 2 su 3, e uno deve essere certamente il numero dipendenti, deve essere rispettato. Quindi, se l'azienda si trovasse ad avere almeno 250 dipendenti, un fatturato annuo di almeno 50 milioni, potrebbe non avere anche un totale di bilancio pari a 43 milioni di euro. Quindi 2 su 3 di queste specifiche devono essere rispettate per rientrare pienamente nella specifica della piccola, media e grande impresa. In rosso è segnato un aspetto
eccellente di questo credito d'imposta, che è un unicum in tutti i crediti d'imposta mai nati da sempre ad oggi. Il credito d'imposta maturato è cumulabile con qualunque altro credito d'imposta, aiuto di Stato, e non rientra nel computo del de minimis. Quindi, dico impropriamente, è un credito d'imposta che vive di vita propria. Non è cumulabile con niente. Può essere utilizzato in compensazione, in linea verticale, con qualunque altro tipo di imposta, e questo è un altro aspetto unico, senza limite temporale. Significa che tutti i crediti di imposta mai nati finora hanno tutti un limite temporale. Durano 1, 2, 3 anni, fino a 5 anni. Qui abbiamo una non scadenza temporale. Significa che se l'azienda dovesse avere ulteriori crediti di imposta, è certamente conveniente prima utilizzare tutti gli altri crediti di imposta, aiuti di Stato, qualunque esso sia, e magari se fossimo nella situazione nella quale l'azienda non paga imposte per i prossimi 10 anni, tra 11 anni noi avremo sempre nel cassetto il credito d'imposta per ricerca e sviluppo ottenuto 10 anni prima. Una differenza che c'è per il solo anno 2020. Io ho detto prima che il credito d'imposta è compensabile in linea verticale su F24, quindi sul modello F24, con qualunque esso sia l'imposta, IVA, IRPEF, INPS, INAIL, IRES, IRAP, addizionali comunali, qualunque. L'unica differenza è per il credito d'imposta ottenuto per l'anno di competenza del 2020, che non è compensabile anche tutto in un'unica soluzione come tutti gli altri crediti d'imposta per gli anni precedenti, come ho appena detto, ma in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Che cosa voglio dire? Che queste tre annuali, questa suddivisione in 3 quote annuali, se noi dovessimo fare oggi un progetto relativo all'anno 2020, noi avremmo completato l'iter operativo, evidentemente, ottenuto magari 300.000 euro di credito d'imposta, noi ne potremmo utilizzare 100.000 nell'anno 2021, quindi nell'anno successivo a quando sono state sostenute le spese. Altri 100.000 euro il 1° gennaio dell'anno successivo, quindi 1° gennaio 2022, e ulteriori 100.000 euro per il 1° gennaio 2023. Fermo restando che i crediti di imposta per tutte le altre annualità sono sempre compensabili tutti e fin dal primo giorno. Quindi se noi avessimo, faccio un ulteriore esempio, un credito di imposta per un progetto che noi non sapevamo magari di avere fatto e che invece con il nostro supporto riusciamo a ottenere il credito di imposta per il 2018, noi potremo compensarlo tutto in un'unica soluzione fin dal primo giorno post certificazione, che poi vedremo quale certificazione è necessaria. Allora, quali sono i progetti idonei? Allora, quando l'azienda ha innovato, creato un prodotto, un processo, un servizio, qualsiasi cosa che possa rientrare nel progetto, non sto qui a spiegare nulla. Ma quando sembra che l'azienda non abbia inventato o innovato niente, stranamente, e mi consentirete, lo devo dire 2 volte, stranamente, l'Agenzia delle Entrate ci aiuta. Sembra incredibile, ma è così, perché nella circolare 40E ci dice che quando l'azienda ha studiato, analizzato, sviluppato una procedura software realizzata con proprio personale dipendente o addirittura da software house esterna, questa è la possibilità di chiedere il credito d'imposta anche per avere sviluppato un software ad hoc, quindi non possiamo noi acquistare un software già precostituito, della Zucchetti, di una delle case leader. Non va bene, noi dobbiamo farci fare un software a nostra immagine e somiglianza che abbia come obiettivo o
nuovi prodotti, beni o servizi migliori o più competitivi, o processi aziendali, e questo vi invito a riflettere un momento, quindi processi aziendali diretti al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti allo scopo di migliorare i processi aziendali. Sostanzialmente cosa viene detto? I software a cosa servono? Per rendere più semplice, tracciabile, certo, definito un aspetto X dei nostri procedimenti aziendali. Quindi questa circolare ci dice che se noi ci siamo fatti fare o abbiamo fatto internamente un software che aveva lo scopo di migliorare i nostri processi aziendali in senso lato, processi commerciali, amministrativi, logistici, di servizi, questo già ci rende il nostro progetto idoneo a poter essere certificato come progetto utile per l'ottenimento del credito d'imposta. Quali sono quindi i progetti che non sono idonei? Sono tutti i progetti, le modifiche ordinarie, periodiche, apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, che non sono rilevanti o che sono piccoli miglioramenti, o miglioramenti che sono dovuti a modifiche stagionali, modifiche di design, sostituzione di un bene strumentale, questi non fanno rientrare e non sono premiati dall'attuale normativa. Allora, anche questo è un aspetto importante e molto ampio. Il credito d'imposta è riconosciuto a tutti i titolari di reddito di impresa, indipendentemente da dimensione aziendale, forma giuridica o dal settore di attività. Sostanzialmente tutti. Sono escluse dalle agevolazioni soltanto le imprese sottoposte a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione. Se un'azienda ha già in essere ipotesi di fallimento, liquidazione coatta, evidentemente il progetto di ricerca e sviluppo muore prima di nascere. Questo è l'aspetto fondamentale che io vi indico di tutto quello che vi sto per dire. Fondamentale è la presenza della ricerca e quindi la partecipazione di centri studi universitari che si occupano di ricerca e che hanno gli attestati previsti dalle leggi per certificare la ricerca. Uno dei pochi paletti che sono inseriti da queste normative è esattamente questo. La ricerca è una condizio sine qua non. Non può essere Girolamo De Franchis a prepararvi un progetto di ricerca e sviluppo, pur se io mi chiamassi Antonino Zichichi, quindi il ricercatore più importante d'Italia, perché la normativa delega a centri studi universitari, e non tutti, ma solo quelli che si sono fatti attestare, la possibilità di certificare la ricerca. E allora, io collaboro con l'azienda più, direi più importante, e ora spiego perché è più importante d'Italia, che è la CRS Laghi, c'è scritto Centro di Trasferimento Tecnologico. È una società giovane perché la normativa è giovane, diciamo, prima si occupavano di altro, ed è uno spin-off del Centro Studi Universitario di Castellanza. Perché ho detto è essere il più importante? Non certo perché lo dico io, quanto per tutti gli accreditamenti, le collaborazioni, la partecipazione a associazioni e soprattutto certificazioni che la rendono l'unica società in Italia ad avere questo tipo di certificazioni in senso lato. Brevemente le possiamo leggere, sono l'accreditamento più importante, che è quello del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Poi hanno accreditamenti e collaborazioni con Politecnico di Torino, di Milano, con l'Università degli Studi della Tuscia, di Milano, di Udine, di Genova, di Modena, della Reggio Emilia. Partecipazioni importantissime con AIRI, Associazione Italiana per la Ricerca Industriale,
membri del gruppo di iniziativa italiana di Bruxelles, eccetera, eccetera. La cosa più importante sono le certificazioni. La certificazione sono centro del trasferimento tecnologico, è una certificazione che è stata istituita da poco dal Stato italiano e consente a questi istituti universitari di, oltre a certificare la ricerca, di dare ai propri clienti, anche oltre alla certificazione della ricerca, anche sistemi, dispositivi che consentano di rendere il progetto incontestabile da parte degli organi ispettivi. Perché sostanzialmente con questa certificazione lo Stato riconosce a queste società, sono soltanto poche, due decine in tutta Italia, la possibilità di autocertificare che l'azienda rientra nella normativa 4.0. L'iscrizione poi all'anagrafe nazionale, il certificato di qualità, eccetera, eccetera. E allora, brevemente, l'iter qual è? Solo perché una potenziale azienda è interessata ad ascoltare la CRS Laghi, la CRS chiede della documentazione per poter capire se il progetto immaginato dalla società può consentire alla stessa di chiedere un credito d'imposta. Quindi leggiamo la misura camerale, una presentazione in stile sito web, i cedolini paga degli anni interessati dal progetto, perché se l'azienda ha creato un software, supponiamo nel 2017, e lo ha via via evoluto, perché solitamente, sempre è così, quando si fa uno sviluppo di un software, non è mai il primo progetto che va a buon fine, c'è sempre bisogno di ulteriori evoluzioni. Quindi tutti i cedolini paga degli anni interessati dal progetto e una relazione tecnica di quanto dall'azienda sviluppato in via di sviluppo. Questo è un altro aspetto importantissimo per le imprese o per chiunque sia interessato all'argomento. La CRS Laghi fornisce entro 15-20 giorni la fattibilità per iscritto del progetto di ricerca, con la quale certifica sotto la propria responsabilità il pieno rispetto delle normative vigenti del progetto in via di presentazione. Quindi l'azienda ha certezza di ottenere il credito di imposta del suo valore senza essersi ancora impegnata né formalmente né economicamente. Ha fornito soltanto una documentazione a noi, noi forniamo una certificazione, la CRS fornisce una certificazione, lì l'azienda può stabilire, contemporaneamente CRS fornisce anche il contratto di ricerca, che dopo che l'azienda ha controllato tutto quanto, può o dire che non è soddisfatta e interrompere senza alcun tipo di vincolo né costi da sostenere questa bozza di collaborazione con la CRS Laghi, oppure, come spesso succede, firmando il contratto, la CRS si assume l'onere di occuparsi al 100% dell'intero iter del credito d'imposta fino a completa conclusione, indicando tempi di realizzazione, modalità e costi da sostenere. Dal momento della firma, la CRS Laghi si impegna entro 75 giorni a fornire il progetto definito in ogni punto. Come prevede la normativa, al termine di tutta l'operazione c'è bisogno della revisione contabile. Per le imprese che per legge sono assoggettate alla revisione contabile obbligatoria, la certificazione viene rilasciata dal proprio revisore contabile. Se invece le imprese non sono soggette alla revisione obbligatoria dei conti, devono far certificare le spese sostenute da un revisore dei conti o da una società di revisione. Un ulteriore vantaggio, queste ultime, che non avendo l'obbligo, la legge impone loro di avere questo costo, perché devono pagare una revisione contabile, si ottiene che il costo della revisione contabile è al 100% rimborsato dallo Stato sotto forma di credito d'imposta.
Un aspetto importante è quello di dire che il revisore si deve occupare esclusivamente, lo dice la normativa, di certificare i costi sostenuti, imputati al progetto, e non certo di valutare tecnicamente se il progetto è valido oppure no. Quello è un aspetto del quale si occupa la CRS Lavi. Breve slide nel quale indico da dove si parte, fornitura dei documenti. L'azienda fornisce i documenti a noi, entro 15 giorni noi facciamo ottenere nero su bianco un documento che attesta la fattibilità e il rispetto della normativa. Contemporaneamente la CRS Laghi fornisce copia del contratto, nel bozza del contratto con il quale l'azienda e la CRS Laghi si legano per affrontare insieme questo progetto. Viene realizzato il progetto integralmente a carico della CRS Laghi. L'azienda è tenuta sostanzialmente, dico subito, a fornire documentazione. Quindi i cedolini paga, le spese sostenute, basta, non viene chiesto altro. Successivamente c'è la certificazione e rendicontazione contabile. La certificazione può essere fatta, ripeto, dal revisore contabile interno oppure da uno di libera scelta, se non è obbligata a farlo, uno di libera scelta dell'azienda. E la rendicontazione contabile, della quale ci occupiamo sempre noi. Viene costituito un fascicolo, il progetto vero e proprio, e al termine dei 75 giorni da quando c'è stata la firma del contratto si raggiunge l'obiettivo. Obiettivo che significa, ripeto, quello di poter compensare dallo stesso giorno, anzi, come dice la normativa, dalle 24 dello stesso giorno, tecnicamente dall'indomani mattina, può godere il credito d'imposta, come vi dicevo, ante 2020, tutto anche in un'unica soluzione, post 2020 in 3 quote annuali. Modalità di fruizione, documentazione e certificazione. Allora, questi sono tanti vantaggi, alcuni sono vantaggi, altri sono soltanto modalità tecniche di questo credito d'imposta. Uno, questo è un grande vantaggio quando è prevista un istituto come la CRS o come le poche aziende che si occupano di questo servizio. Non c'è nessuna istanza preventiva, è un credito automatico. Noi sappiamo in Italia, sono insieme ad avvocati che ne sanno molto più di me, che le autocertificazioni in Italia spesso non hanno funzionato in maniera completa, diciamo. Qui l'autocertificazione l'azienda la dà con il supporto di un centro studi universitario che è autorizzato da MIUR e MISE a svolgere questo servizio. Quindi, come dire, è parte dello Stato che ci autorizza. Il vantaggio è uno, che se noi avessimo dovuto chiedere al MIUR e al MISE una certificazione, passerebbero diversi mesi. Certamente con il credito automatico e con la istanza, noi nell'arco massimo di 75 giorni forniamo il credito d'imposta esigibile e utilizzabile dall'azienda. Allora, il credito d'imposta, come dicevo prima, è compensabile in F24, esclusivamente però tramite i servizi Entratel o Fisco Online, quindi non si può fare attraverso la banca, perché con il codice che si inserisce nel modello F24, che porta in detrazione, a compensazione, i costi che si sarebbero dovuti pagare, questo è consentito soltanto farlo tramite i servizi Entratel o Fisco Online. Poi deve essere riportato, questo è un aspetto fiscale importante, deve essere riportato, basta inserirlo nel quadro RU del modello unico relativo al periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati. Quindi basta che c'è nel quadro RU il valore del credito d'imposta relativamente all'anno nel quale è stato realizzato l'investimento e l'azienda ha fatto tutto quello che è necessario. Il credito non concorre, altro aspetto importantissimo, non concorre alla formazione del reddito imponibile, né IRPEF, né IRES, né IRA. Quindi, oltre ad averne un vantaggio importantissimo, questi importi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, quindi sostanzialmente non tassato. Il credito è cumulabile, come dicevo prima, con altre misure agevolative,
ovviamente, salvo che avessimo noi già fatto un progetto di ricerca e sviluppo per lo stesso periodo, usando lo stesso personale, questo è evidente, però è giusto indicarlo. Qualunque altro credito d'imposta può essere cumulato con quello derivato da progetti di ricerca e sviluppo. Documentazione e certificazione. Obbligo di allegare al bilancio la documentazione attestante i costi ammissibili, certificata dal revisore, quindi dal soggetto incaricato di compiere la revisione legale, soggetto o revisore legale dei conti, e se il bilancio è già certificato, questa certificazione non è necessaria. Quindi quando ci troviamo nel caso nel quale l'azienda ha già un bilancio certificato, la certificazione contabile non è dovuta. Allora, qui io, visto che siamo in presenza di aziende che si occupano di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti, ho interessato la CRS Rai e ho chiesto di farmi avere la loro esperienza per le aziende del settore. E loro, anche in questo settore, hanno avuto diversi casi, diversi clienti di aziende che si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti. A titolo esemplificativo, e non esaustivo ovviamente, ma diverse aziende hanno ottenuto crediti di imposta come sviluppando anche loro un software che avesse come obiettivo quello di ottimizzare i processi aziendali in senso lato. Quindi quando io infatti parlavo all'inizio di un fattorino analfabeta, le esigenze lavorative di un fattorino analfabeta, chi può saperle? Il dirigente? Magari sì. Ma le esigenze di un fattorino analfabeto spesso le sa il fattorino analfabeta. Quindi l'apporto di competenze, seppur piccole, di un fattorino analfabeta anche all'interno di un maxi processo di ricerca e sviluppo, di un maxi progetto di ricerca e sviluppo, sono valide e accettate. Questo software si sono posti l'obiettivo di migliorare gli aspetti procedurali e amministrativi della società. Guardate bene, io ho parlato di studiato, analizzato e sviluppato. Io non ho parlato, e questo è un altro aspetto importantissimo, di completa realizzazione. La normativa è chiarissima, dice che la realizzazione del software che noi abbiamo studiato non è neanche presa in esame. Noi potremmo fermarci, tecnicamente gli informatici mi dicono chiamarsi alla prima alfa del programma. Sostanzialmente noi dobbiamo, per quello che dice la normativa, studiare un software, idealizzarlo, concettualizzarlo, quindi renderlo più vicino possibile a quello che è la nostra azienda, progettarlo su carta, arrivare a prima prototipazione e fermarci lì. La normativa non vuole minimamente sapere se il software è stato sviluppato oppure no. Ovviamente se noi abbiamo fatto un investimento è evidente che poi questo software cercheremo di farlo funzionare, ma è fondamentale pensare che quando in questo caso il software non ha portato i risultati sperati, questo non è minimamente un aspetto richiesto dalla normativa. E anche in questo caso l'azienda che ha sostenuto costi per la realizzazione di un software che non ha portato a nulla e che non è mai stato reso operativo, anche in questo caso l'azienda ha diritto al credito d'imposta. Sostanzialmente io ho terminato. Ovviamente gli aspetti sono molto più ampi, ci possono essere casi e casi, e di questo ovviamente ne posso parlare direttamente poi con la singola persona che è interessata a vedere se la propria azienda può rientrare in queste normative. Gli aspetti sostanzialmente che a me preme sottolineare sono questi, e questo va dato atto alle aziende del Nord di essere da questo punto di vista estremamente più avanti di noi. Io ho visto i valori, ma li può vedere chiunque, i valori di credito d'imposta che questa normativa ha portato alle aziende del Nord. Anzi, in territorio nazionale
due anni fa, perché l'ultimo anno certificato, si parlava di oltre 16 miliardi di euro, fatti però per il 96%, 96,3% per le aziende del nord e le briciole per tutto il resto del territorio. Il perché di questa situazione è colpa nostra, io dico, di noi, ci chiamiamo soci di progetto che portiamo a conoscenza questa operazione, che non siamo stati in grado di portare a conoscenza compiutamente questa opportunità. Ma le aziende del nord ne hanno beneficiato. E l'ultimo aspetto che vi dico è questo, che non c'è un capitolo di bilancio. Quindi se noi riuscissimo a chiedere la stessa cifra che ha chiesto il Nord, noi non dovremmo non siamo sottoposti a un plafond che lo Stato italiano ha delega, che ha posto e concesso alle imprese. Quindi se noi riusciamo a ottenere questo aiuto, che è un aiuto importantissimo per le imprese, perché l'ultimo aspetto che vi dico è: tutti gli altri crediti d'imposta dicono spendi per ottenere un credito d'imposta. Questo è l'unico che dice sì, spendi, ma la spesa che le aziende hanno sostenuto è una spesa che avrebbero dovuto sostenere comunque, perché la gran parte delle spese sostenute non è certo la competenza tecnica o l'importo che la CRS chiede, ma è il costo del personale. E quando un'azienda ha già 100, 200, 300 dipendenti, sappiamo tutti qual è il costo del personale. Io vi ringrazio dell'attenzione e ripasso la linea all'avvocato Mazzola. La ringrazio, dottore De Franchis, perché veramente ci ha dato la possibilità di entrare, come dire, nel dettaglio delle previsioni e di scoprire insieme poi quali sono le misure a sostegno dell'impresa. E mi veniva da pensare, durante, diciamo, nell'ascoltarla, alla circostanza che i costi di ricerca e sviluppo sono non solo alle determinate condizioni, rappresentano, come dire, un credito d'imposta, ma possono essere, da un punto di vista del bilancio delle imprese, dei costi che vanno a capitale. E come diceva lei, e su questo mi sento di convenire, è un elemento di grande attrazione per le imprese che, a mio avviso, dovrebbe essere valorizzato. Io, ad esempio, nella mia esperienza mi è capitato diverse volte, dico, il mondo delle start-up, dico, è un mondo a parte, però, di verificare come dei costi di ricerca e sviluppo poi fossero messi a capitale, come alla fine la società fosse capitalizzata semplicemente con quei costi. E quindi in quella dimensione di diciamo, concorrenza e di competitività delle imprese, questo diventa uno strumento importante per il quale forse bisognerebbe sensibilizzare anche, tra virgolette, vediamo se poi il presidente Mordino è d'accordo, il legislatore regionale, nell'ambito di quelle che sono ovviamente i confini diciamo, della potestà normativa regionale. E non so se il presidente vuole dire qualcosa sul punto. Assolutamente d'accordo, anzi, quando ho parlato poco fa dell'inizio di una collaborazione tra istituzioni, perché per me anche gli imprenditori rappresentano, dal punto di vista pubblico, un'istituzione, non c'è discussione sul punto, anzi questo è l'elemento di coesione che deve stimolare l'intervento soprattutto del legislatore. E in questa prospettiva raccolgo l'invito che è stato rivolto, mi pare, dal collega Rotigliano in ordine all'opportunità sensibilizzare non soltanto due delle parti che rappresentano le parti in causa in generale, ma anche l'amministrazione, ma anche, e io vado oltre, Riccardo, tu giustamente lamentavi i ritardi nella burocrazia, ma io farei anche riferimento a determinate criticità che comunque sono anche conseguenziali ai nostri processi. Tu sai, vorrei anche coinvolgere la magistratura in questo senso, intesa quella giudicante, perché sì, è vero, si sta parlando finalmente di riforma del processo civile, finalmente si
sostiene che la durata media di un processo che è in atto di 8 anni dovrebbe diventare come in Spagna e in Germania di 2 anni. Io me lo auguro veramente, eliminando determinate fasi, secondo me, non necessarie, perché la risposta della quale ha bisogno il cittadino è quella di avere una giustizia immediata, celere, veloce, avere una risposta qualunque sia, ma comunque averla immediata. Tu sai, noi ci occupiamo prevalentemente di amministrativo e l'istituto della sospensiva, che se ne possa dire, per quanto possiamo discuterla, è comunque lo strumento che consente di avere una risposta secca, positiva o negativa che sia, ma subito, 30, 40 giorni, 50 giorni, con l'ipotetico appello, 2 mesi, ma comunque sia una risposta da parte dello Stato e comunque sia certezza su determinate situazioni. Nel giudizio ordinario questi tempi non ci sono. Purtroppo si inizia con un primo grado, poi c'è una sentenza esecutiva, si appella, corte di appello, a seconda delle statuizioni si arriva in Cassazione. Di fatto, e sono d'accordo, si determina una situazione di incertezza che chiaramente determina sfiducia, difficoltà di investimento, con tutte le conseguenze negative. Quindi raccolgo volentieri l'invito e l'opportunità di proseguire su questa strada che ritengo debba dare, non dico a breve, ma sicuramente nell'ambito delle novità che il Piano Nazionale della Ripresa e della Resilienza deve consentire, una risposta che consentirà di far sì che gli utenti finalmente possano risollevarsi da questa situazione veramente drammatica per tutti. Questo è l'auspicio nella qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati che rivolgo, e credo che sia l'auspicio di tutti, finalmente, di iniziare a pensare in concreto. Noi le questioni le dobbiamo risolvere, dobbiamo dare subito le risposte. Questo è quello che io mi prefiggo, organizzando, consentendo, dando il mio contributo perché determinati incontri avvengano, perché comunque dobbiamo risollevarci, dobbiamo andare avanti, resilienza, ripresa, dobbiamo fare quello che meritiamo, che abbiamo diritto ad avere. Questo è l'auspicio del sottoscritto e vi prego, anzi vi prego è eccessivo, ma sicuramente oggi è l'inizio. Ci saranno tanti altri eventi nei quali questo confronto darà i suoi risultati. Un mondo di auguri e in bocca al lupo a tutti per questo importante inizio e complimenti per la lezione magistralis che ho ascoltato. Io di Riccardo Rotigliano, l'avvocato Riccardo Rotigliano, ho una stima a parte, una considerazione, e quindi forse posso apparire di parte, ma oggettivamente sei stato veramente eccellente. E poi ho avuto la fortuna di ascoltare il dottore De Franchis, che veramente mi ha insegnato cose che, non mi vergogno a dirlo, non mi erano note. Questo è il senso della collaborazione. Ancora un mondo di auguri a tutti. Grazie Presidente, grazie per la parola affettuosa ancora, grazie veramente. Grazie davvero. Grazie Presidente, diciamo sono assolutamente d'accordo e veramente ringrazio tutti per la presenza e per il contributo e insomma ci auguriamo tutti di rivederci presto. Grazie ancora e grazie anche a coloro che si sono collegati e sono stati un po' tutto il tempo con noi. Grazie, arrivederci. Sì. Buona serata a tutti. Buona serata. Buona serata, grazie. Buonasera a tutti, grazie.